Buongiorno a tutti, buon lunedì. Questo è il TG2000 delle 12 e in primo piano questa mattina la crisi istituzionale in atto nel nostro paese con il caos per il nuovo governo. Salta il premier incaricato Giuseppe Conte che lascia dopo il no di Mattarella al ministro dell'economia anti-euro Savona. Critica la maggioranza che minaccia l'impeachment e così il presidente della Repubblica ha convocato l'ex commissario alla spending review che proprio in questo momento è a colloquio al Quirinale dove si trova per noi Augusto Cantelmi. Andiamo subito da te per aggiornarci. Augusto, buongiorno. Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti. Ennesima giornata qui al Colle per cercare in qualche modo di risolvere questo stallo post-voto del 4 di marzo. In questo momento Cottarelli, l'ex commissario della Spending Review, è a colloquio con Mattarella. Ora dobbiamo sapere solamente quando esce alla loggia d'onore se dirà di aver accettato con riserva o senza riserva per accelerare i tempi, se farà delle consultazioni o meno. Quindi sono le uniche incertezze che abbiamo. Oltre a quella della lista dei ministri che in qualche modo stanno in questo momento preparando. Capo dello Stato che tra l'altro è intervenuto anche questa mattina per quanto riguarda diciamo, l'attacco terroristico a Brescia, per quanto riguarda la piazza della Loggia, e ha detto parole che in qualche modo vanno a richiamare questo stato di tensione attuale e ha invitato tutte le forze politiche alla responsabilità. Quando avremo delle notizie in più ci ricolleghiamo qui dal Colle. Grazie Augusto, a più tardi. Fin qui dunque lo avete sentito, la cronaca di questi minuti, ma per capirne anche di più vogliamo collegarci in diretta. Lo ringraziamo per il suo tempo, ancora più prezioso in queste fasi così delicate, con il direttore del quotidiano Avvenire, Marco Tarquinio da Milano. Buongiorno direttore. Buongiorno, bentrovati. Ecco, sappiamo che sta fra l'altro per iniziare la riunione centrale di redazione per impostare il quotidiano in edicola domani. Le chiederei con che animo, direttore, si appresta a concretizzare il lavoro di oggi in questo clima? Beh, con l'animo di chi deve cercare di dare ai nostri lettori la possibilità di capire bene quello che sta accadendo, che è qualcosa anche disconcertante per certi versi. Siamo arrivati al punto di avere un governo fatto al 99% con un programma messo nero su bianco, con una lista dei ministri sostanzialmente concordata su un nome solo, quello di un professore importante, un ottantenne esponente di una scuola economica italiana, in alternativa a un politico che era il numero due, il braccio destro di uno dei leader della nuova maggioranza che si andava costituendo, salta tutto. C'è qualcosa che non torna in tutto questo. Sembra che si sia cercato quasi un pretesto per forzare le prerogative del Presidente per mettere all'angolo su qualcosa che evidentemente non era scritto nel programma di governo. Possiamo arrivare a questa conclusione, che è la grande questione della partecipazione o meno dell'Italia all'euro, della partecipazione o meno dell'Italia alla costruzione politica dell'Unione Europea e in che forma. Questo è qualcosa che ci interroga tutti. Grazie direttore, so che sarà con noi ancora per qualche minuto. Noi vogliamo tornare al Quirinale per riavvolgere il nastro delle ultime ore e riascoltare le parole del Capo dello Stato che ha spiegato come si è arrivati alla sua decisione. Augusto. Sì, è stata una decisione che non volevo prendere, così ha esordito in qualche modo il capo dello Stato in quella che è stata una domenica davvero ad alta tensione. È uscito alla loggia d'onore dove c'erano tutte le telecamere con un volto davvero scuro che tradiva tutta la preoccupazione del momento. Ma andiamo a sentire le parole del capo dello Stato, ascoltiamolo. Ho condiviso e accettato tutte le proposte per i ministri, tranne quella del ministro per l'economia. La designazione del ministro dell'economia costituisce sempre un messaggio immediato di fiducia o di allarme per gli operatori economici e finanziari. Ho chiesto per quel ministero l'indicazione di un autorevole esponente politico della maggioranza, coerente con l'accordo di programma, un esponente che, al di là della stima e della considerazione per la persona, non sia visto come sostenitore di una linea più volte manifestata che potrebbe provocare probabilmente
o addirittura inevitabilmente la fuoriuscita dell'Italia dall'euro, cosa ben diversa da un atteggiamento vigoroso nell'ambito della Unione Europea per cambiarla in meglio dal punto di vista italiano. A fronte di questa mia sollecitazione ho registrato con rammarico indisponibilità a ogni altra soluzione e il Presidente del Consiglio incaricato ha rimesso il mandato. Parole chiare quelle del Presidente della Repubblica, parole pesanti che in qualche modo hanno messo in luce quello che è lo scontro in atto. Una giornata, quella di ieri, che è iniziata con l'attentativo fallito poi del professor Conte ed è finita poi con la chiamata di Cottarelli, che ricordiamo al momento è al colloquio con il Capo dello Stato per ricevere l'incarico. Andiamo a rivedere tutto quello che è accaduto nella giornata di ieri, più le dichiarazioni di oggi sia di Di Maio che di Salvini, che non sono di certo parole che portano ad una pacificazione, almeno politica per il momento. Vediamo il servizio, poi la linea allo studio. Una domenica ad alta tensione, mentre la maglia rosa From passa davanti al Quirinale, arriva come sempre in taxi il premier incaricato Conte per sciogliere la riserva. Ma le voci che accompagnano la sua salita sono tutte improntate al negativo. Infatti, dopo il colloquio con Mattarella, Conte rimette il mandato. Come vi è stato già anticipato, ho rimesso il mandato che mi era stato conferito dal Presidente della Repubblica Mattarella di formare il governo del cambiamento. Ringrazio il Presidente della Repubblica per avermi conferito il mandato il 23 maggio scorso. Motivo della rottura: l'assegnazione del Ministero dell'Economia. Nella lista di governo presentata al Capo dello Stato c'è il professor Savona, sul quale Mattarella aveva espresso perplessità. A nulla sono serviti gli ultimi colloqui del Capo dello Stato separati con Di Maio e Salvini, che fanno quadrato sul professore euroscettico. E in un clima già da campagna elettorale, i leader di 5 Stelle e Lega attaccano il Capo dello Stato. A quel punto tutto diventa chiaro, la rottura è cercata e ottenuta e l'obiettivo degli attacchi diventa ora il Colle, con la richiesta di impeachment per alto tradimento da parte della Meloni e Di Maio. Dobbiamo parlamentarizzare questa crisi, che significa utilizzare l'articolo 90 che parla delle responsabilità del Presidente della Repubblica. Ed è in Parlamento che si deve discutere questa cosa. E come vi diceva prima Alessandro, siamo fin troppo responsabili in questa azione, perché sappiamo che portando questa crisi in Parlamento eviteremo e lo scongiuriamo qualsiasi tipo di azione fuori dal Parlamento, che non vogliamo. La Lega invece, che più di tutti ha lavorato per la rottura, rifiutando anche l'ipotesi Giorgetti all'economia, non si spinge oltre. E secondo lei noi saremmo andati al governo per bruciare i risparmi degli italiani? Io ho due figli, io andavo al governo per un futuro rovinoso per i miei figli? Il fatto che oggi lo spread, inspiegabilmente, dopo una settimana di risalita, scenda, dovrebbe preoccupare 60 milioni di italiani, che la possono pensare come vogliono, però la gente vota perché? Se il governo deve essere deciso a colpi di spread fra Bruxelles, Berlino e Parigi, ce lo dicano, noi non ci rassegniamo, non ci arrendiamo, saremo più forti e determinati di prima. Berlusconi invece difende Mattarella e parla di irresponsabilità all'attacco al Capo dello Stato, difeso anche dal Partito Democratico. E allora, fin qui quello che è accaduto, mentre vi ricordo che proprio in questi minuti Carlo Cottarelli è a colloquio al Quirinale, potrebbe parlare davvero tra qualche istante, nel caso ci collegheremo in diretta, ma il leader dei 5 Stelle Di Maio ha detto non finisce qui, minacciando l'impeachment. Furioso il leader della Lega Salvini, PD e Forza Italia difendono invece il Colle. Direttore Marco Tarquinio, quali scenari politici si aprono adesso in questa fase delicata, secondo lei? Beh, l'impeachment mi sembra una cosa lunare, però fa parte del dibattito politico, ne prendiamo atto e teniamo conto che è un elemento che è stato messo un po' incredibilmente sul piatto di questa crisi di legislatura, che è cominciata il giorno dopo delle elezioni perché nessuno le ha vinte. Il paradosso è che rischiamo
un quadro nel quale si torni nel giro di non troppo tempo, di poche settimane, al voto con la stessa legge elettorale che non ha prodotto un quadro di governo. Anche questa è una cosa lunare, qualcosa di piuttosto incredibile. E c'è persino la possibilità che ci si torni al voto con un quadro politico, una proposta politica ancora più frantumata. Abbiamo una legge neoproporzionale che quindi non dà un quadro di governo ma impone ai partiti di fare accordi fra di loro. Rischia di rompersi anche il centrodestra, dopo che nella scorsa legislatura si è rotto il centrosinistra, e quindi non avremo una proposta sostanzialmente tripolare, ma forse ancora più articolata. Ancora più difficile quindi immaginare una soluzione di governo. Credo che bisognerebbe essere molto prudenti e saggi nell'interpretare questa fase. Ripeto, cioè, i conti non tornano per come è saltato all'operazione che il Presidente della Repubblica con infinita pazienza ha accompagnato. Cioè, a me ha colpito molto che nei giorni scorsi, sabato, venerdì, all'improvviso da 5 Stelle Lega si è arrivata a dire bisogna fare in fretta, bisogna chiudere con il governo, dopo che hanno chiesto una proroga dietro l'altra al Presidente della Repubblica per poter allungare la loro trattativa e gli era stata concessa di buon grado, perché come ha ricordato il Presidente Mattarella ha accompagnato quello sforzo. Adesso siamo a cavallo di nuovo con una fretta che non si sa dove porterebbe il Paese. Comunque, ci può stare che si torni al voto presto, bisognerà però che i temi della campagna elettorale diventino quelli veri, cioè non si continui a parlare di cose che non si possono fare e che erano state messe anche dentro lo stesso programma di governo dalle due forze che l'avevano concertato, quindi reddito di cittadinanza e flat tax, senza prendersi in carico il grande problema del debito. Purtroppo Salvini non ha ragione su un fatto: lo spread non è sceso, lo spread sta dove stava, che è molto più alto di dove era all'inizio della crisi, e questo è un problema per tutti gli italiani, perché vuol dire che bisogna pagare più interessi sul debito che noi abbiamo. Questo è il problema vero dell'Italia, come uscire da questa sudditanza, da questa condizione di minorità che si riflette anche sul piano politico. E ogni settimana che perdiamo è un problema. L'Europa sta negoziando i nuovi assetti dell'area euro e l'Italia dov'è con la sua forza politica? Perché siamo impigliati in questi giochi politici con molte cose che non si vedono e non si capiscono anche sotto il pelo dell'acqua. Dov'è l'Italia mentre Parigi convoca i signori della guerra libici per decidere il futuro di quel paese? È qualcosa che ci riguarda, la sponda sud del Mediterraneo, la sponda nord dell'Africa è qualcosa che riguarda l'Italia, e non solo per legami storici ed economici, anche per le grandi vicende umanitarie legate alle immigrazioni che devono diventare regolate, non sregolate e affidate ai trafficanti di esseri umani. C'è da decidere sui rapporti con la Russia e con l'America per la guerra dei dazi. Dov'è l'Italia rispetto a questo? Questo è il problema vero, e riguarda la vita degli italiani e riguarda, come ha detto il Presidente, anche i loro risparmi, perché i giochetti sull'euro fatti in una maniera un po' ambigua e storta poi significano che livello hanno gli interessi sui nostri mutui, che livelli hanno gli interessi sui crediti che le aziende devono accendere, o le aziende grandi e le aziende piccole, quelle artigiane e quelle industriali propriamente dette, e che fine fa il potere d'acquisto della nostra moneta? È ancora questa la moneta sulla quale stiamo puntando? Bisogna che questi temi vengano fuori una volta per tutte, si parli con chiarezza e gli italiani scelgano allora, se proprio bisognerà andare a votare, con chiarezza su queste cose fondamentali, no? Grazie direttore, citava lo spread, è proprio notizia di questi istanti che vola oltre 215. Le chiedo se possiamo rapirla per altri 5 minuti ai suoi impegni. Può stare ancora collegato con noi? Per TV 2000 questo ed altro. Grazie, grazie, lo apprezziamo veramente di questo privilegio, anche per ascoltare insieme e tornare sulla scelta che ha scatenato di fatto questa crisi istituzionale, il capo dello Stato che si è opposto alla scelta di un ministro, in questo caso il ministro dell'economia, perché su posizioni anti-euro. Mattarella, questa è la domanda, si è mosso nel solco della Costituzione? Rispondono a Marco Burini, il presidente emerito della Consulta Mirabelli e il costituzionalista Francesco Clementi, sentiamoli. Il capo dello Stato è stato strettamente nelle prerogative che la Costituzione dà alla figura del capo dello Stato. Lui è non solo il garante della Costituzione, ma il garante del rispetto della stessa, ed è nel suo potere quello di decidere se i ministri che gli vengono presentati, dovendo lui apporre la sua firma al decreto di nomina, siano ministri che rispettano
evidentemente la linea di indirizzo politico costituzionale del paese. Lo stesso è già avvenuto almeno 4-5 volte. A maggior ragione è stato molto attento il presidente Mattarella a sottolineare che aveva offerto alle forze politiche la possibilità di nominare un qualsiasi altro esponente, penso per esempio si dice dell'onorevole Giorgetti, a ministro dell'economia. Dunque in realtà in questo c'è una fortissima strumentalizzazione del capo dello Stato, una fortissima strumentalizzazione soprattutto della Costituzione italiana. Qui si vuole coinvolgere le istituzioni della Repubblica, non si vuole formare un governo. Questo fa la differenza. Mattarella è andato oltre, ha fatto qualcosa di incostituzionale o ha fatto il suo mestiere da Presidente della Repubblica? Ha rispettato esattamente la Costituzione, che stabilisce come sua prerogativa la nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questo la nomina dei ministri, e perciò un atto che richiede un vaglio, una verifica, un intervento, una valutazione, un consenso o un dissenso del Presidente della Repubblica. Era in gioco anche una prerogativa del Presidente della Repubblica, che non può essere costretto, non scrive sotto dettatura. Di Maio ieri sera ha parlato, a parte il termine inglese forse improprio, di impeachment, cioè mettere in stato di accusa il Presidente, ma ha senso ai termini della Costituzione? Che cosa vuol dire? Ma è una espressione del tutto inappropriata, perché il Presidente della Repubblica non è soggetto alla fiducia del Parlamento, i suoi atti non possono essere sindacati dal Parlamento, può essere messo in stato di accusa solamente per alto tradimento o attentato alla Costituzione. Ma rischia di trasformare una crisi politica, che è una crisi naturale, starei per dire, nella evoluzione dei rapporti politici nell'ambito costituzionale, in una crisi istituzionale. E la crisi di governo a quasi 3 mesi dalle elezioni politiche, come ha spiegato nel suo discorso anche ieri il presidente Mattarella, ha ripercussioni concrete sull'economia. Occhi puntati allora sulla borsa e sullo spread e sulle reazioni dei giornali internazionali. Il tutto da Antonio Soviero. La borsa di Milano prima festeggia in avvio la bocciatura del governo Lega 5 Stelle, l'ipotesi in carico a Carlo Cottarelli, ma a metà mattinata ripiega finendo sotto la parità e lo spread torna sopra i 200 punti. All'apertura degli scambi continentali la differenza di rendimento tra titoli di Stato italiani e tedeschi era scesa a 190, mentre venerdì aveva chiuso a 204 dopo aver toccato 217. A Piazza Affari le vendite tornano a concentrarsi sulle banche con BPR sospesa per troppo ribasso, meno 3,9%, e UbiBanca meno 1,77%, BPM meno 1,35% e Intesa meno 1,04%. Male anche i titoli del risparmio gestito, che risentono della fase difficile dei mercati, con Fineco Bank meno 1,04%, Banca Generali meno 0,7%, Mediolanum meno 0,66, in segno positivo di quasi mezzo punto le altre borse europee, mentre Londra è chiusa per festività. Anche l'euro è in netto rialzo. Alle prime battute della mattinata la moneta unica europea passa di mano a 1,17 dollari. I giornali internazionali danno ampio risalto alla crisi istituzionale senza precedenti in Italia. I partiti populisti italiani non riescono a formare il governo, scrive il New York Times. I bond italiani e l'euro si rafforzano dopo che è svanita la coalizione populista, Financial Times. Italia in tumulto, il nuovo governo non riesce a formarsi, Wall Street Journal. Italia nel caos politico, Bloomberg. Ma viste le motivazioni del capo dello Stato per il no a Savona e visti i mercati in fibrillazione, siamo davvero un paese a sovranità limitata? Lo abbiamo chiesto ai microfoni di Luigi Ferraiuolo a Paolo Pombeni, storico, politologo e editorialista. L'attuale situazione è indubbiamente una situazione difficile, perché su di essa pesano le prese di posizione che ci sono state durante la campagna elettorale. Questo in genere viene sottovalutato. Se fosse stata semplicemente una questione di una persona che ha delle sue idee e viene, diciamo così, indicata per un ministero, sarebbe stato più semplice, ma questa persona riflette
una polemica elettorale molto forte che c'è stata contro l'Europa. Di questo non possiamo dimenticarci. È un sistema di sovranità limitata? No, è il normale sistema che c'è quando ci sono relazioni. E le relazioni comportano sempre il fatto che ci sono degli obblighi reciproci. Certo, questi obblighi potevano essere esercitati in maniera un po' più intelligente da parte della Germania, per esempio, però anche lì non si può pretendere. Il Presidente della Repubblica, a fronte di questa situazione molto difficile, ha ritenuto suo dovere non esporre il Paese a un rischio, che era il rischio di essere da solo contro la sfiducia di tutti gli altri partner. La spiegazione della crisi è tutta qui. Proviamo a collegarci con la redazione di Avvenire. Direttore, tornando su un concetto che anche lei aveva espresso, l'Italia secondo lei è un paese a rischio di sovranità limitata? Beh, bisogna essere seri. Quando si parla dell'Europa, si parla sempre come di un'entità terza, ma anche noi siamo Europa, non solo perché l'abbiamo fondata, perché siamo uno dei tre grandi paesi che ne condiziona le decisioni per il peso della propria popolazione, della propria economia, per il ruolo politico e geopolitico che giochiamo nell'area euro-mediterranea. Perché concretamente con uomini e donne che stanno nei gangli vitali di questa costruzione, che va migliorata, va perfezionata, va messa in grado di essere più efficiente e più, come dire, empatica con le richieste della cittadinanza europea, italiani compresa, questa istituzione siamo noi, non è un'altra parte. La cessione di sovranità è stato il conferimento di una parte importante dei poteri dei singoli stati nazionali che si è sviluppato. Noi ci siamo sempre lamentati da italiani perché non si è andati fino in fondo nell'integrazione politica e continuando a costruire un mercato e un'economia senza il volante o la cloche, come dice qualcuno, politica, per tutto questo si scontano delle conseguenze in termini di sviluppo equilibrato, di capacità di farsi carico delle situazioni di debolezza, di fragilità dentro le nostre economie. Questo è il processo che è in corso in Europa e che noi dobbiamo indirizzare nella maniera giusta. Sviluppare la polemica che è stata definita populista nei confronti dell'Unione Europea significa perdere di vista questo grande obiettivo di fondo. Vorrei una politica che abbandonasse gli slogan e si riconcentrasse sull'essenziale. Non ritorno sulle cose che ho detto prima. C'è un'agenda politica europea molto densa e importante e l'Italia non sta esercitando il ruolo che deve esercitare. Abbiamo necessità che questo torni ad essere. Non abbiamo bisogno di vuote parole, di slogan per raggranellare un po' di voti in più. Abbiamo bisogno da parte di qualcuno, abbiamo bisogno di scelte al servizio dei cittadini e della costruzione di una realtà che ha garantito e garantisce pace, buone relazioni, una moneta forte. Qualcuno di quelli che si occupano della vita di tutti i giorni dell'economia sa benissimo cosa significa aver avuto una moneta forte in questi anni di crisi. Se non avessimo avuto una delle due monete più forti al mondo, saremmo stati ancora una volta, come in altre fasi della nostra storia recente, dagli anni 90 in avanti, preda di speculazioni che hanno depredato e spolpato letteralmente le sostanze degli italiani e i loro risparmi. Su questo dobbiamo concentrarci e essere molto, molto attenti. Se questi saranno i temi di una campagna elettorale nuova, bisognerà che emergano con molta forza e non ci ritroviamo sotto il pelo dell'acqua in una discussione dopo il voto che non ha tutta la trasparenza necessaria. Io ringrazio da cittadino il Presidente della Repubblica per aver sottolineato questo tema e credo che le forze politiche responsabili dovrebbero saper rispondere ai cittadini di questo, non raccontare favole sulla una ferita alla Costituzione che non c'è stata. Ecco. E noi ringraziamo il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, grazie per tempo e disponibilità e grazie anche per il lavoro prezioso della vostra redazione. Un saluto a tutti. Tutti i colleghi. Grazie direttore. Avete visto le immagini della porta al Quirinale dietro la quale si attende l'uscita tra poco di Carlo Cottarelli. Noi ci fermiamo per ora qui, però vi do appuntamento alla prossima edizione alle 18.30 del TG2000 per nuovi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. Buona giornata e più tardi.